Ah, amici del tubo, avete sentito la chiamata? Avete sentito la chiamata che vi obbliga a creare ospedali? Io personalmente sì. È arrivato il momento di cominciare col quarto livello e con un nuovo ospedale. Inizio subito prima di spiegarvi quale sarà la natura, molto allegra, molto diversa. Il precedente ospedale era un pochino tetro, quello il Sacro Cuore di Cthulhu di Pac Ivan 91, quindi ora passeremo a un ospedale molto più gentile, un ospedale adatto anche ai bambini, quindi sarà una cosa senz'altro migliore e più piacevole che non traumatizzerà le nostre notti. Cominciamo con la puzzle, quadrato, triangolo, cerchio, quadrato, XX, triangolo, cerchio. Meraviglioso. Allora, il nuovo ospedale è stato suggerito da Battleship Potemkin, la corazzata Potemkin, è una cagata pazzesca, quello lì. E, il nostro ospedale ha una storia assai travagliata. Cominciamo con leggere il tutorial, vi creo suspense prima di sapere quale sarà il nome. Mantieni soddisfatti i tuoi pazienti, sii il più efficiente possibile, riduci al minimo i decessi, è in gioco la tua reputazione, così cerca di mantenerla più alta che puoi. Ce l'avevano già ripetuto forse la volta prima. Non preoccuparti troppo per i soldi, come no? Arriveranno appena crescerà la tua reputazione. Quindi dovremmo aspettarci pochi clienti all'inizio, cercare di arrabattarci come possiamo. Potrebbe essere forse il livello in cui finalmente arrancheremo carponi verso la banca, leccando i mocassini neri di qualche ricone. Puoi anche fare in modo che i tuoi dottori migliorino le loro capacità. Dovrebbero riuscire a curare anche pazienti affetti da invisibilità, cosa che hanno fatto anche prima. Ma non in maniera granché perfetta, dato che ne morivano parecchi e tanti avevano delle percentuali molto basse di capacità di diagnosi. In pratica, le diagnosi dei pazienti di invisibilità sono sempre state complicate e alle volte le loro cure erano troppo rischiose per poter essere effettuate. Li scaricavamo, tendevamo a scaricarli verso altri ospedali. Cerca di mantenere una reputazione maggiore di 400. Bene, questo è il livello della reputazione, ma prima parliamo della natura di questo straordinario ospedale. Il nostro ospedale si chiama Ospedale Santa Croce Rovesciata di Rasputin il Vendicatore. Abbreviato in Santa Croce di Rasputin, il Santa Croce di Rasputin. L'ospedale è stato fortemente voluto e fondato di persona. Ho pensato a Bogotà. Non lo so, ho pensato a Bogotà in Colombia, se non mi sbaglio. Se habla español en Bogotà, creo che sì. Quindi, è strano che un russo come Rasputin sia finito a Bogotà, ma io ho tutte le spiegazioni di questo mondo. Beh, per chiunque non lo sapesse, Rasputin, Gregori Efimovich Rasputin, è stato un discutibilissimo santone che non si lavava, che a causa di la sua straordinaria personalità è riuscito a diventare un membro molto molto influente della famiglia degli zar Romanov che hanno governato la Russia fino alla rivoluzione del 17, se non mi sbaglio. Ho fatto un esame di storia contemporanea da poco e spero di non dire troppe minchiate. Comunque, Rasputin, che nelle foto, io dovrò mostrarvi delle foto di Rasputin perché è semplicemente troppo bello. In tutte le foto viene sempre immortalato con questo sguardo magnetico che dovrebbe avere meno di un 3% di arrapamento. E quindi non è piacioso, per così dire, ma è molto intenso. È uno di quegli sguardi che ti guardano nell'anima e ti dicono sei uno stronzo. E quindi è una personalità importante. Rasputin venne introdotto all'interno della famiglia dei Romanov e curò uno dei figli giovani dello zar, lo zar Nicola II, credo, dall'emofilia. In realtà ebbe questa botta di culo. Poi lui venne immischiato nelle trame del potere russo di inizio del Novecento, divenne più pazzo di quanto fosse prima, tanto che un altro principe decise di farlo uccidere nel 1916. Ma le particolarità della morte di questo santone pazzo che non si lavava sono particolari e vi citerò direttamente la pagina di Wikipedia, o Wikipedia che dir si voglia, che le descrive per filo e per segno.
La morte di Rasputin fu romanzesca come la sua vita. Fu avvelenato col cianuro durante una cena a casa di Felix Yusupov, che poi è il principe che lo invitò a casa propria unicamente per ucciderlo. Ma dato che incredibilmente resistette al potentissimo veleno, i congiurati decisero di sparargli. Non aveva proprio sentito, infatti c'è questo grazie per questa cena, e gli hanno in realtà messo una quantità mostruosa di cianuro dentro la pagliata, che è il piatto tipico russo, la pagliata, non sentì niente, se non forse un piccolo ratteghino alla gola, una piccola chiusura all'esofago, e quindi decisero, ma va, piante, culo, e presero una pistola e tentarono di sparargli. Nonostante fosse stato abbondantemente avvelenato, causa pagliata, è colpito da un colpo di pistola al fianco, perché non è che gli spara in testa per essere sicuro. Avete avuto tutte le occasioni, Rasputin stava lì che era lì che magnava la sua pagliata avvelenata. Potevate an andargli dietro e sparare alla nuca come durante un'esecuzione. No, dovete sparargli a un fianco durante una scena d'azione in slow motion, probabilmente. Rasputin si riebbe dal colpo di pistola infertogli al fianco, venne così colpito da un nuovo colpo di pistola alla schiena. E mentre veniva trascinato verso il cancello del cortile, quindi, oh, meno male, cosa state facendo? Gli hanno sparato due volte e finalmente si è leggermente accasciato in modo tale da poterlo prelevare. Fu finito con un colpo in fronte, terzo colpo, cioè che io già lì non sarei più andato per il sottile, ho detto, ma svuotagli sto diamine di caricatore, porca miseria, gli hanno sparato un terzo colpo in fronte. Il suo cadavere fu gettato nel fiume Moika, da cui riemerse il giorno dopo. Ovviamente non riemerse stile Gesù che cammina sulle acque, ma riemerse semplicemente il corpo esanime, apparentemente esanime, di Rasputin. Secondo l'esito dell'autopsia, è ancora più incredibile il fatto che il corpo non presentava alcuna traccia di veleno. Io non è che tenda a essere granché istigatore di chissà quali storie, magari hanno sbagliato piatto, quando sono tornati a casa, quando sono tornati a casa, sto parlando in russo effettivamente, Felix Yusupov ha aperto la porta della cucina e ha visto la propria domestica sparapanzata sul tavolo e ha detto, perché imiti Rasputin? In realtà non lo stava imitando per una semplice simpatia, aveva preso lei la pagliata maledetta. Dando così luogo a dispute tra gli storici circa l'effettiva modalità di eliminazione. Ma l'hanno davvero avvelenato? Ma magari la verità è che non l'hanno avvelenato. Non diamo per scontato che questo qua si è preso 4 kg di cianuro assieme a tutto quello che c'è normalmente dentro una pagliata e non so cosa c'è e non se ne sia neanche accorto. È molto più probabile che non l'abbiano avvelenato. È molto probabile che il cianuro addizionato agli zuccheri del dolce abbia sviluppato delle cianidrine che sono commestibili e non danno avvelenamento. Se vabbè, troviamo una soluzione alla dottor House che risolve tutto. Fu riscontrata acqua nei polmoni, quindi nonostante il veleno e i colpi di pistola, Rasputin fu gettato nell'acqua ancora vivo. Ricordo che stando alla perizia gli hanno sparato un terzo colpo in testa, dimostrando un'inaspettata e sorprendente vitalità. Ah, grazie, Capitan Ovvio Wikipedia. Rasputin fu quindi sepolto, ma il suo corpo venne dissotterrato e bruciato ai colpi di una strada. Ecco, questa qui è dove la nostra storia si interrompe, perché quello che naturalmente è stato bruciato e dopo essere stato riesumato dalla tomba non è Rasputin, perché il nostro Rasputin, dopo essere stato avvelenato dalla pagliata, dopo aver subito un colpo al fianco, un colpo alla schiena, un colpo in fronte ed essere annegato nel fiume Moika, semplicemente si è risvegliato dopo 2 giorni, ha divelto la propria tomba come Uma Thurman in Kill Bill volume 2 e ha detto: "Cosa cazzo è successo?" Tanto che poi alcuni uomini di fiducia gli hanno detto: senti, Gregori, a parte che ti devi, sinceramente, se non è questa la volta che ti lavi davvero, non so più cosa dirti, ma dobbiamo subito andare via dalla Russia." E lui ha detto: "Oh, vabbè," che è la tipica risposta di Rasputin, ha fulminato con gli occhi il proprio attendente e ha deciso di prendere un aereo, un Ryanair, nel 1916 e andare a Bogotà. A Bogotà ha aperto il proprio ospedale perché ha detto: "Ho fatto lo stronzo per 50 anni e non so quanti anni avessi quando hanno tentato di uccidermi, ma oggi ho deciso di curare la gente. Siccome mi hanno avvelenato, sparato 3 volte e fatto annegare,
Forse è meglio che mi dedichi alle persone che soffrono. Ha così aperto l'ospedale Santa Croce Rovesciata di Rasputin il Vendicatore, ma con il suo entourage di pazzoidi santoni russi, fino agli anni 50 ha portato avanti questo suo ilare ospedale. Se non fosse il fatto che dal 1939 al 1945 si è verificato un piccolo fatto storico che pochi ricordano, c'è stata una guerra e c'erano due fronti principali nella guerra. Noi ci occuperemo un attimo di quello negativo, quello che viene comunemente denominato negativo, cioè la Germania nazista. Durante questo periodo, fra i mille simpaticissimi gerarchi nazisti che hanno compiuto tanti... Mi è caduta la penna dallo shock, scusate. Scusate la pagliata avvelenata. Comunque, durante la seconda guerra mondiale, in realtà anche prima, con l'avvento del fascismo del 33, molti gerarchi nazisti si sono fatti riconoscere per la loro gentilezza, la loro disponibilità verso il prossimo e soprattutto le grandi azioni che hanno compiuto a favore dell'umanità. E uno di loro, il dottor Josef Mengele, denominato Angelo della Morte, dicevano che fosse abbastanza, avesse dei comportamenti assai alternanti, cioè fosse molto gentile e molto cattivello in altri momenti, cioè tipo: "Oh, che bel bambino zingaro", pop pop sulla testa, e poi: "Ah, ma li avete ammazzati quei 750 ebrei che stanno arrivando?" E tu dici: "Sì, okay, cazzo, non so dove metterli." Cioè, non era poi una persona buonissima. La particolarità del signor Mengele è che è scampato. Dopo, lui approfittò del fatto che lavorasse ad Auschwitz e a Birkenau per fare esperimenti sui gemelli e su altre cose, perché pensava di fare delle enormi scoperte, che poi non ha fatto, non ha scoperto niente di particolare. Pensate che prese due bambini zingari e tentò di unirli assieme chirurgicamente per creare dei gemelli siamesi, ma non ce ne sono già abbastanza nel mondo con cui fare esperimenti, no, dobbiamo crearli noi. Qual è l'utilità di creare dei gemelli siamesi appiccicati, che già i gemelli siamesi cercano dalla nascita di staccarsi? Non lo so, Mengele, non lo so. Hai avuto una strana testa. Comunque, Mengele scappò, se non mi sbaglio. Sì, è morto negli anni 60, quindi dubito che il processo di Norimberga sia durato così tanto. Scappò e si rifugiò nell'America del Sud, dove fu ritrovata la sua tomba. Lui in pratica visse una vita tutto sommato serena per un'altra buona ventina d'anni prima che morisse, a quanto pare. E la realtà, la nostra realtà, è che Mengele ha raggiunto Rasputin a Bogotà. E assieme ai gerarchi nazisti si è unito all'ospedale Sacro Quo Santo Sacro Quo Santa Croce. Ho scritto male, non è colpa di Battleship Potemkin. Si unì con i suoi gerarchi nazisti al già presente staff filo zarista russo, santone, religioso, puzzone dell'ospedale Santa Croce Rovesciata di Rasputin il Vendicatore. Quindi noi fonderemo questo, porteremo avanti questo straordinario ospedale seminascosto in Bogotà, che è amministrato dai santoni russi, puzzoni, zaristi, ed è gestito direttamente da dei gerarchi nazisti. È molto allegro, come vi avevo detto. Ma intanto cominciamo, credo sia la cosa migliore. Già, già, già. Allora, abbiamo un ospedale molto più piacevole, abbiamo abbandonato più che altro questo pavimento lì là, siamo tornati al bianco etereo. Diminuiamo subito la velocità perché non voglio perdere troppo tempo. Nei prossimi livelli avremo molti più problemi a radunare dei dottori. Di conseguenza, prima ancora di costruire delle stanze, prendiamo tutti i dottori possibili e immaginabili di questo mondo. A cominciare da il dottor Torrito, di cui comincio a scrivere il nome. Ok, Torrito, psichiatra. Ah, siccome salvando il gioco è molto probabile che si perda il nome vero del dottore, devo anche segnarmi il suo stipendio, che in questo momento è discreto 198. 198, non c'è un'unità di misura, un 198 così di stipendio. Completamente. Volontario. Vabbè, Nata Lorti, sperando che non ce lo fottano in questo momento, sarà il nostro ricercatore a 180, che io suppongo siano dollari a questo punto, che parcheggeremo qua. Abbiamo quindi uno psichiatra e un ricercatore, e meno male. E prenderemo il dottor Tor abbiamo Torrito e Torruto, so che è trascurato e ha una predisposizione per gli incidenti. Se troveremo un chirurgo migliore del dottor Torruto, lo licenzieremo senza alcun complimento e senza anche liquidazione, perché non è preventivata. Ora cominciamo a estrarre questi primi tre medici, non apriamo ancora l'ospedale, la velocità, come si muovono così veloci questi dottori? Oddio, ho abbassato l'altra parte. Cose che capitano.
Cose che capitano in un ospedale filo zarista. Ok. Diamo una mischiatona al cappello sbottante che tornerà dopo un po' di tempo. Ah, nuovo ospedale molto allegro a creare dei dottori. E vi spiegherò. Intanto, ok, un'altra pausa, d'accordo. Facciamo qualche altra introduzione. In questo ospedale applicheremo la regola del doppio gettone, cioè due dottori non possono più essere estratti in questo turno perché hanno già giocato due volte consecutive. Sono Nick Gamsho e The Complete Jerk, con nostra grande soddisfazione. Non entrerà in questo ospedale. I dottori sono aumentati ultimamente perché vi ringrazio, vi abbraccio tutti. Avete continuato a alzare le manine, ora siete 39. Questo vuol dire che Monos 94 hai pochissime probabilità di essere estratto. E ci sono tre cose che potrebbero verificarsi, che io vorrei si verificassero in questo ospedale. Innanzitutto, punto numero uno, vorrei che il fondatore di questo ospedale, ufficialmente, che sarebbe Rasputin, ma in realtà nella nostra realtà è Battleship Kotyonkin, si aggiungesse a noi come membro attivo, interpretando quindi ciò che resta del dottor Mengele, che suppongo ora abbia 96 anni, o non lo so, anche di più, probabilmente di più. Quindi che sia parte integrante del proprio stesso ospedale. Vorrei che Monos 94 uscisse, ma Monos, credo che il segreto sia nella forma del cartellino che ti ho dato. Il tuo cartellino ha una forma strana e per questo non può essere estratto. Quindi è solo una questione di speranza. E poi vorrei radunare una coppia di medici, che sono coppia anche nella vita, a quanto pare, da quello che ho capito. Yar, il nostro. Cioè, in pratica vorrei avere due pirati consorti. Vorrei riavere Yar, perché può ancora utilizzare il suo secondo gettone. E Sere Sere 4, che se non mi sbaglio, da quello che ho capito, è la piratessa di Yar. Sarebbe bello averli assieme in un ospedale. Capisco che è difficile che si verifichino queste cose. Comunque, il dottor Torrito, il nostro psichiatra con 198 dollari ogni tanto di stipendio, sarà il dottor Castoro Papà. Vi ricordate la sigla di Papà Castoro? Cantiamo in coro. Noi però. No, non parlo la lingua di The Simpsons, solo che non mi ricordo le parole. Come si chiamavano i tre minchioni che stavano ad ascoltare Papà Castoro? Noi, Cali, Vergnot e Benjamin. Cioè, mi ricordo solo Benjamin. Comunque, Vergnot è un bellissimo nome per un castoro. Vabbè, scrivo un attimo, ok? Castoro papà. Cioè, abbiamo questo castoro che fa lo psichiatra, beh, ma è giustissimo perché si siede sul divanetto, è certo. Fuck Ivan, complimenti. Tu avevi fondato l'ospedale di prima, il Sacro Cuore di Cthulhu, benvenuto alla Santa Croce di Rasputin, il Vendicatore. Seconda estrazione, va, andiamo avanti perché già avere Papà Castoro è un grande passo avanti per la civiltà, sì, ma giustamente. No. Il dottor Natalorti, il nostro ricercatore, sarà il dottor Spencer. Beh, è un dottore tutto sommato rispettabile. Interpretato, cioè è il dottore che ci ha raccomandato l'utente WM3DAS. VM3DAS, VM3DAS. Benvenuto a bordo, come sono solito dire. Dopodiché tiriamo fuori questo chirurgo che potrebbe essere un chirurgo precario se la situazione migliorerà. Perché non è molto qualificato, mi dispiace, ma è la verità. Dunque, il nostro medico, che poi non era solo, aspettate un po', non era soltanto chirurgo, giusto? Era anche, questo no, questo no, maledetto indicatore. E anche psichiatra, chirurgo psichiatra. E sei precario? È spaventoso. Comunque, chiunque sia, sarà. Pa 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 pa. Avrigge. Avrigge, sei un elemento attivo questa volta. Dottoressa. Dottoressa Avrigge, che prima faceva la ricercatrice con questo brutto problema di odore di cavolo quando pensava troppo. In questo caso non ce l'hai, sei soltanto, ahimè, un estremamente qualificata, sei una chirurga psichiatra, tuttavia non particolarmente
approvata dal nostro staff e potresti venire piallata. Non so perché mi sia venuto in mente questo termine, potresti venire piallata nel momento in cui troveremo qualcun altro migliore di te. Ma questa è la vita, è la vita medica, anzi, è più vita così in altri ambiti che in quella medica. Ma vabbè, bisogna accontentarsi. Io cerco sempre di creare una sala d'attesa ampia perché mi crea gioia. È così osceno? Voler creare gioia? Con le stanze grosse, forse sì, non lo so. Piantina qui. E piantina in una parte completamente a casaccio. No, vabbè, facciamola in un angolo. Ce la faccio. Ce la faccio a mettere in un angolo, ce la faccio. Non è proprio nell'angolo, forse, ma va bene. Prendiamo la nostra Ravotti, che tanto è perfezionista e non molla mai. Creiamo qualche stanza alla veloce perché questo ospedale dovrà funzionare. Mi dispiace, ma effettivamente siamo a febbraio, dovrebbe essere arrivato qualche nuovo medico. Mazzardi, ma sei un consulente. Mazzardi è un consulente, ma è un consulente di nulla. Quindi non è che avremo tutto questo bisogno, servirebbe un consulente di una materia specifica come lo psichiatra, il chirurgo o il ricercatore. In questo caso non ci è molto di aiuto. Perché avremo presto il bisogno, siccome ci sarà una moria di dottori qualificati in realtà, perché di perdaballe ne avremo un casino, da dover istruire e ci serviranno dei consulenti però specifici per alcune particolari mansioni. Siete riusciti a stare dietro al ragionamento, sì, non ho detto solo delle minchiate. Comunque, ecco l'ambulatorio, non farò più stanze piccole perché il consiglio di Dark Phoenix è stato momentaneamente accantonato, o era Platyphonix? Platyphonix è più probabile. Comunque, mi raccomando, qualsiasi consiglio riguardo alla costruzione degli ospedali, non ho messo al cestino, porca miseria, comunque, qualsiasi consiglio vogliate darmi sulla gestione degli ospedali, se siete dei dottori, non dico dottori che hanno partecipato, se siete fra quelli che fanno numero all'interno del, oh, non troppo grande questa diagnosi generale, che fanno gruppo all'interno del cappello, potete dare consigli che verranno ascoltati. Perché io non è che sia tutto questo grandissimo giocatore di Team Hospital. Alle volte si gioca proprio a casaccio semplicemente perché è divertente, non tanto perché è bello vedere questa folla di pazienti che si aggira. Certo che un ospedale è fin troppo allegro per essere gestito da dei gerarchi nazisti, non sembrate tali. Ok. Sala tirocinio, eccola qua. La sala tirocinio ci serve perché è quella che useremo per creare dei dottori capaci di fare questo mestiere. Ma la metteremo dopo se ne avremo il bisogno. Ci serve innanzitutto una toilette non troppo lontana dalla civiltà. Ok, l'allarghiamo un pochino, potremmo benissimo aprirne altre, se ne sentiremo il bisogno, se questo ospedale diventerà troppo grande. Finestre, 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 perché i gerarchi razzisti vogliono vedervi mentre andate in bagno. È una loro fissa. Sì. Lo facevano già a Birkenau. E anche a Mauthausen, se non mi sbaglio. Bello, bello, sì. Bisogna dare qualcosa per divertirsi ai pazienti che stanno fuori. E possono benissimo fare parte dello spettacolo, basta che entrino. Vabbè, la pianta nel bagno potremmo anche evitarlo. Comunque, ci serve un inserviente. Serve un inserviente che cercheremo di mettere il più presto possibile. Non voglio però che Battleship Kotionkin diventi inserviente perché. Ok. Poi, disposizione del tutto casuale dei. Ok, sì. Uno di fronte all'altro, così è bello cagare in gruppo. Come una terapia. Ma sì, dai, ma va benissimo. Inserviente. È tempo di un inserviente Giannito. Giannito. Inserviente. Pagato 91. Assunto. Pum! Chi sarà? Chi sarà? Who will be. Non lo so dire in tedesco, perché non ho ancora fatto il futuro. Questo sarà colui o colei. Giriamo un po', il nostro inserviente è Mr. Bo Nemesis, il signor Nemesis.
Che bello, sono contento. Davvero un inserviente Nemesis. Nemesis, c'è un po' di sporco qui. Stars! Sì, è quello che ho detto. C'è un po' di sporco. Dovremmo essere vicini a... Beh, l'ospedale si apre a fine mese. Diamo spunti per migliorare questo povero ospedale con una farmacia che dovrebbe incastrarsi fra l'ambulatorio e la diagnosi generale. Eccola qui. Che non avrà nemmeno un termosifone. Assumiamo Carenghi, Carenghi, la nostra infermiera. Pensa se fosse di nuovo Gar. Pazzesco. Vediamo, le probabilità sono poche. Non si è verificata nessuna delle tre condizioni per ora. Carenghi, Carenghi. Pagata 101, niente male per una... Beh, oddio, ci sono infermiere più pagate comunque. Sentite l'atto di mischiare. È molto catartico. Ok. Oh, un cartellino grosso. Può essere. C'è un cartellino più grosso degli altri. Chi è che ha il cartellino più grosso? Ah, sì. Ho un ritorno dal nostro primissimo ospedale. Jackal 90 Full, l'infermierina Mercury. Vabbè, mi ricorda, e non posso fare a meno di pensare al videoclip di I Want to Break Free. Roger era molto attraente in quel videoclip. Comunque, velocizziamo, apriamo questo ospedale, dobbiamo arrivare. Non posso staccare da qua finché non arrivo a fine del primo anno. Quindi è meglio correre un po'. Sala personale, sì, avete ragione. Sempre importante creare una sala personale, ne farò una piccola qui. E poi ne aprirò un'altra, anche perché, come sapete, credo sia lecito creare una stanza personale per i chirurghi, che per ora non abbiamo, ne abbiamo solo uno e non è nemmeno molto qualificato. Ai 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 ai. Allora, divano, divano, televisione finalmente a favore di divano, il che è importante, e piantina. Ci siamo quasi, meno male che febbraio finisce prima. Beh, grazie, ho risparmiato 2 decimi di secondo. Sì, il Santa Croce rovesciata di Rasputin, il Vendicatore, è aperto di nuovo dopo una sezione di restauro. Sessione di restauro. Sezione di restauro non vuol dire proprio... vabbè. Sessione di restauro, sessione di restauro. È proprio vero, non arriva nessuno. No, non arriva. Signorina, seguiamo la tradizione e andiamo dietro al primo paziente, chissà cos'ha, chi vuole fare il toto scommesse di quale malattia può avere questa persona, io punto sempre solo corpo sciolto, anche se ce ne saranno altre in futuro. Molto più letali del corpo sciolto. Il dottore che si occupa dell'ambulatorio è stato il primo che ha... Il più veloce a entrare in questa stanza, credo, è Natalorti, cioè il ricercatore dottor Spencer, che opererà in questa sezione per pochissimo tempo, dato che appena appronteremo un reparto ricerca, non sarà più dei nostri. Smetterà di far parte della civiltà. Comunque, per il momento, dottor Spencer, complimenti. No, non devo seguire il dottor Torito, devo seguire la donna. Diagnosi generale, la diagnosi generale in questo momento è occupata dal dottor Torruto, cioè Avrig, dottoressa Avrig, che non è più ricercatrice, giusto? Ah, no, è la nostra, infatti, è la nostra chirurga psichiatra. Non è questo il suo lavoro, non abbiamo ancora... Potremmo avere la diagnosi, ma è meglio, siccome non è in pericolo di morte, farla tornare all'ambulatorio con una scusa qualsiasi, per fare in modo che ci molli qualche soldo in più. Sono dei tipici mezzi nazisti per far quadrare il bilancio, ecco. Eccola qua. Signorina, sappiamo già cos'è, ma non glielo vogliamo dire. Non glielo vogliamo dire per semplice suspense. Calcoli. Ma porca di una miseria. Masticare cubetti di ghiaccio e dei drink. È un po' troppo presto, signorina, per farsi venire dei calcoli. Ah, porca miseria. Non abbiamo assunto. E non abbiamo assunto. No, non voglio perdere medici, per favore. No, 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 vabbè, prendiamolo, prendiamolo.
Potremmo non averne più l'occasione. Nanito, dottor Nanito, consulente. Chi sarà il saggio dottore consulente? Pagato anche un'onta. È pagato un'onta, 298, per non aver combinato ancora niente. Stava pure per sovrapporsi. Col Nemesis stava per sovrapporsi. Ok, ancora mischiettino. Ho afferrato un cartellino. L'ho afferrato. Con le mie mani. Il saggio dottore sarà. Sarà Vic Elitzpra, che mi ha dato la possibilità di scegliere fra dottoressa Pepper e dottoressa A. Wilkes. Spero che sia una citazione di Misery. Se è una citazione di Misery, assolutamente sì. Dottoressa Richiedete tutti Annie Wilkes. Non per niente psichiatra, certo, amata dalle gare. Sei la nostra consulente. Non so se ti terrò, Vic, perché non c'è bisogno, per ora. Ho bisogno di chirurghi, non di consulenti. E perché ti ho assunta? Non lo so, non lo so, è un momento di confusione. Approfittatene, è l'unico modo che avete per trovare un lavoro oggigiorno, in momenti di confusione. Vi buttate lì in mezzo alla folla e dite che lavorate. E beh, aprire una psichiatria però sarebbe lecito, perché lo psichiatra lo abbiamo. Sarebbe logico iniziare a curarli questi pazienti. Vattene via. Non posso costruire stanze finché il dottore vaga in spazi virtuali già occupati, su. Potrei aumentare la velocità, ma se ne sta andando via, manca poco, manca poco. Sterza verso sinistra, fai prima, sterza verso sinistra, fai prima. Bravo. Mi ascoltano. Sono ascoltato. Che bello. Cestino, libreria, scheletro, radiatore. Dimentichiamo gli estintori come sempre, perché nei campi di concentramento non c'erano. Infatti funzionavano benissimo, anche senza. Beh, Dio, c'era tutto il contrario nei campi di concentramento. Ok, è una puntata politicamente scorretta. Ogni tanto serve. Ecco, lo mettiamo. Mettiamo lo psichiatra dietro la libreria, così non vede il paziente. Tutto è una nuova tecnica professionale su cui stanno lavorando ultimamente. Fidatevi, funzionerà. È anche il momento di spendere subito per comprare una nuova ala. Non abbiamo più spazio per creare stanze nella prima sala. Cavolo, enorme. È giusto fare un investimento. Così per un po' saremo coperti. Ah sì, ma è quella con lo spazietto dentro, che riduce di tantissimo il vero spazio. Questa è una fregatura. È una sola che ci ha fatto l'agente immobiliare. Ha detto, sì, prendete questa ala, è la più grande che abbiamo. Potete costruire anche un Luna Park nell'ospedale. Poi in realtà vai qua e scopri che c'è un giardino inaccessibile. Peggio del giardino segreto di Shadow of the Colossus. Non si può arrivare qua. Vietato vomitare. Rinite rara, causata da piccole particelle di moccolo nell'aria, naso che cola, polmoni scoloriti che si vedono dalle radiografie, starnuti frequenti. Servono un sciroppo, abbiamo la farmacia con la nostra bella infermiera Mercury. Infermiera, vabbè. Scusa, Freddy. Scusa. 63% no, non ancora. Possiamo creare altre sale diagnosi. E la sala ricerca, quando è che la vuoi fare, Mengele? Sei un ricercatore, sei uno scienziato, hai fatto una miriade di cazzate, però comunque la tua ala la dovresti costruire in fondo all'universo, certo. E dove, se no? Là, 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 là. Schiaccio i tasti a caso quando faccio le finestre, si nota? Ce l'abbiamo già! Non dobbiamo creare doppio. Ci mettiamo quattro piante, non so perché, così, sono pazzo. Pazzo, quattro piante. Blablabla. Sì. Scrivania in fondo. Questo, il computer. Un termosifone. Eccolo qua. Boh, piante, piante. Così non sarai. Chi è? La ricercatrice. No, così il ricercatore. Così il dottor Spencer non sarà solo. Mi dispiace toglierti dalla civiltà, dottor Spencer. Dottore, Credo che sia potrei tu. portarti in psichiatria? Avrigge, c'è bisogno di te. Medico generico. Medico generico. Vabbè, abbiamo un consulente generico che non fa niente. Vic Elitzfra, datti una mossa. Per favore. Per fa. No.
Sì, Menazzi. Menazzi. E ce l'abbiamo. Abbiamo due chirurghi. Sono due chirurghi scarsissimi. Ma è già tanto che li abbiamo. Poi useremo Vic e Litzfra per renderli professionali. Meno male. Estraiamo. Menazzi, chirurgo. Sono medici che peseranno molto sul nostro bilancio. Speriamo che Mengele si sia portato dietro un bel po' di soldi nazisti perché ci farebbero comodo. Questo qua. Chirurgo Menazzi sarà interpretato da... E vai! Si è verificata una delle tre condizioni, ma non la tua monos, mi dispiace, perché il padrone di casa è tornato. Il dottor Mengele! Chirurgo, ci sta benissimo, sezionare. Battleship Kotyonkin. Sei l'unico caso che per ora si è verificato di medico che lavora nell'ospedale che ha fondato. Perché Ivan 91 lavora qui come papà Castoro. Ma Castoro papà, è vero, Castoro è il nome, papà è il cognome. Ma non lavorava nel proprio ospedale, non lavorava al Sacro Cuore di Cthulhu. Invece tu, che hai fondato il Santa Croce Rovesciata, lavora nel Santa Croce Rovesciata. Complimenti, Battleship. E al momento sei fra i pochi chirurghi esistenti al mondo, pensa. Un altro castino, un altro. Apriamo questa ala. Questa sala tirocinio. Credo che ci servirà sul serio. Ogni tanto parcheggeremo qui un chirurgo. Il fatto è che dovremmo avere tre chirurghi. Perché questi due chirurghi lavorano. Non possiamo. Ci vuole tanto tempo per addestrarli qui. E non possiamo stare senza un chirurgo. A parte che non abbiamo ancora nemmeno la sala operatoria. Quindi per il momento, senz'altro potremmo farlo. Però, ma. Sono titubante. Proiettore. Ecco qua. Ci La scusiamo per tutte libreria. queste Vic, ripetizioni. insegni, Vic. Ti dispiace? Però ci servono altri dottori, sennò. La sala. Oh, che casino, è già troppo un casino. Vic, ti Dottore, prendo un medico attimo. generico. Lo so. Ecco, Vic che è molto pacciosa come movimento. Si mette qua, insegna. Insegnare a chi? Non lo so, dobbiamo prelevare. Io preleverei Battleship Kotyonkin perché il dottor Mengele merita. E dobbiamo Dottore, toglierlo di nuovo medico da qua. generico. Vabbè. Medico generico, lo so. Ma non possiamo farci nulla se non assumere, ora che è luglio, un altro dottore. Che casino, ragazzi. Chirurgo, chirurgo, no. No, 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 no. Ravali. Ce la facciamo a tirare avanti l'ospedale finché non cambiano di nuovo i dottori e riusciamo. Corpo sciolto. Ce la facciamo. 10%. Rischio del 10% che il paziente muoia. Questa è sulle spalle di Jack al 90 full. Dai. Ti vedo pronto. Sei stanca? No! Sei stanca. Riposati un attimo veloce. Riposati. Sdraiati! Sdraiati, te lo ordino! Ansan Fragen! Avviso Ah, Hitler. personale, in arrivo pazienti con corpo sciolto. Ragioniere, posso presentarle il Infermiera, nostro rispetto alla ambasciatore situazione. tedesco, il dottor von Hubert Steiner, Otto von Hubert Steiner. Ah, Hitler. Dottore, prego Può recarsi in chiamarmi solo infermeria. 8? Non ho manche 9. 10, 11. Alla fine la spuntò Fantozzi. 30 lode, tiè. A parte questa citazione che non ha alcun senso e non ho nemmeno fatto molto bene, abbiamo anche la visita di un VIP. Speriamo che Freddy è sempre stato pieno di energie, quindi dubito che si interromperà. Non è un'emergenza così complicata. Su, ce la puoi fare, Mercury. Forza. Abbiamo perso la visita del VIP? O l'ho passata io troppo velocemente? Che peccato. Poteva darci qualche soldino. Non mi sembra un ospedale tanto malvagio. Impara, Mengele. Hai dimenticato tutto mentre sei stato in Sud America? Vediamo un po'. Abbiamo abbastanza dottore. Abbiamo un dottore qui come ambulatorio. Ne abbiamo uno in. Cioè, intanto chi è che abbiamo come ambulatorio? Torrito. Abbiamo Castoro Papà, lo psichiatra, che per il momento in via come emergenza. Svolge il mestiere di medico di base generico e Torruto, quasi omonimo a Rickage,
che apprezza il suo lavoro qui. Abbiamo un testagonfia, purtroppo. Caviglie ondulate. Causa? Guidare furiosamente. Vabbè, premere troppo sull'acceleratore ondula le caviglie. Sintomi, le scarpe non calzano bene ed è gravissimo. Una mistura leggermente tossica di erbe e spezie sgranchisce le caviglie. Io pensavo fosse una cosa da sala operatoria, sinceramente. Ma vedo che non sono esperto di medicina. Sono un ignorante. Niente, 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 niente. No, chirurghi. Perché? Perché l'emergenza è stata del tutto debellata. Complimenti, Jackie Mercury. Ottimo lavoro. Costruiamo una sala pompa, già che abbiamo ancora qualche soldo prima di arrivare alla fine dell'anno. Ci sta. Wow, per il rotto della cuffia ci sta. Mettiamoci un radiatore stavolta. In realtà servirebbe più un cestino per raccogliere dei frattali e delle teste esplose, ma non siamo così perfettini. Sì, è passato un VIP, evidentemente. Ah no, questo il messaggio non è per il VIP, idiota, è per l'emergenza. Non sappiamo assolutamente nulla di questo paziente. Emorroidi, fredde, sono tornate a grande richiesta e abbiamo salvato, grazie, almeno tu, Jackie Mercury. È un momento difficile per l'ospedale. Elvis. Elvis è incerto. Quanto può essere incerta una sindrome di Elvis? 60. Diamo un colpo alle cure da ricercare. Ci servono meno migliorie in questo momento, meno specialistica e meno medicinali. Tutto sulle strutture per la diagnosi. Dottor ricercatore, che sarebbe il dottor Spencer di VM3DAS. Avrei che già si riposa, mi sembra anche giusto. Vickelitz fra. Non so cosa indichi, sembra. Cos'è? Un cromosoma. Secondo me è un cromosoma. Chi va piano va sano e va lontano, Avrikic. C'hai ragione anche tu. Il VIP, chi è il VIP? Pippo! Pippo! L'avevamo mancato nel precedente ospedale, si è ricordato di noi e ci ha raggiunto fino a Bogotà, pensate. Ciao Pippo! Io adoro Pippo Baudo, non so perché. Perché è odioso come tutti i vecchi uomini della TV. Quelli simpatici sono morti prima, vedi Enzo Tortora e Corrado. Ma è rimasto Pippo, naturalmente. Ovvio che fosse rimasto Pippo. Però mi piace Pippo perché mi fa ridere la sua demenza. Per me è un personaggio comico, Pippo Baudo. Involontariamente. Io guardo Pippo Baudo e mi metto a ridere, non so perché. Però non è che guardate i suoi Sanremo unicamente per ridere, perché dopo un po' mi stufo, eh. Però non so, Pippo Baudo. Fa ridere Pippo Baudo. Chi è che va in sala pompa, ragazzi? Abbiamo un'emergenza in sala pompa. Per favore, non arrivateci dopo il paziente, perché gli fa solo venire ansia. Io intanto gli preparo già il posto, perché lo so che il medico non farà in tempo. Oh, un paziente trasparente, invischiato. Cos'è? Finito dentro una tela di ragno? Non lo so. E c'è anche un altro paziente a cui dovremmo preparare il reparto. Perché vedete, ingessata. Questa donna è ingessata al braccio. Ci serve un reparto che elimina il gesso. Che dovremmo aprire con un'altra infermiera fra un po' di tempo. Sala operatoria. E apriamola, ma non abbiamo i soldi per aprire una sala operatoria. La potremmo fare solo all'inizio del prossimo anno. 8.000, non ce li abbiamo. Pippo! Non ce li abbiamo. Tanta attesa dalla farmacia. Al momento chi lavora di più sei senz'altro tu, Jackie Mercury. Sei stata inserviente, giusto? Ci scusiamo per tutti questi Sei rifiuti. stata Jackie. Ah, perché Jackie continua a vederla al femminile, vabbè. In realtà Dottore, no. prego recarsi Non in lo so, non lo psichiatria. so. Ho dei dubbi, forti dubbi. Emergenza. Jackie. L'ho rifiutata, mi dispiace. L'ho rifiutata senza volere perché volevo solo tornare indietro, ma non si può tornare indietro quando ti arriva un messaggio di emergenza. Vedo che la personalità TV è tornata in grande spolvero. Stiamo avendo troppa gente, perché non mi ricordo mai che si assume. Adesso stiamo qui pronti. 31 ottobre. Giorno dei morti! Dei santi, in realtà, i morti del 2. Dai, niente, non c'è niente. Chirurghi, non ce la facciamo finché non abbiamo due chirurghi. E come va? Come sta andando con. Avete istruito questo nazista?
No, voglio che diventi consulente, perché Dottore sarà lui Federico a... Generico. Non sarà lui forse a levare il posto di lavoro a Vic Elitzfra? Vic, sei a rischio. Se fai diventare consulente Mengele, ti assicuro... Come mai sei partita a razzo? Ti assicuro che... Non ho capito. Ah, per andare a riposarti ci vai di corsa, Vic? È così che fai il tuo mestiere? Ma pensa a te. E qualcuno faccia saltare le teste. Torrito, devo mandare... Papà Castoro, mi dispiace, ti devo mandare... Ecco, ne abbiamo perso uno. È colpa tua, Avrei papà. chiesto di È colpa tua, aiutarla. dottor papà. Sempre a raccontare storie a quei tre. Vabbè, almeno fai questa, su. Bravo. Boom! Quali sono le richieste di questo livello? Se c'è, il costo della percentuale sarà un livello lungo. Reputazione, non badiamo alla rappresentazione grafica perché canna di brutto, in realtà la reputazione va molto bene, conto in banca e raggiungere il valore. Meno male, sarà quindi un livello ancora relativamente veloce. Però ci servono dei medici. Ok, dicembre sarà l'ultima occasione che avremo in questo livello. Per assumere. Speriamo, teniamoci pronti. Ho visto un vomito, ma forse è già stato prontamente eliminato dal Nemesis, che lavora molto bene. Beh, sono lavori manuali ripetitivi che di certo una creatura come il Nemesis sa effettuare. È arrivato il giudizio di Pippo. Leggiamo, no, prima assumiamo, poi leggiamo Pippo. Sperando che rimanga. Chirurgo, chirurgo, chirurgo. E vaffa. Ospedale ben diretto, sempre lo stesso giudizio. Però va bene, io non lo rifiuto comunque. Ospedale ben diretto. Ok, grazie Pippo. Caso dubbioso di... Ci serve sale diagnosi. Ti muovi, Spencer? Stai lavorando, Spencer? Sì, in mezzo alle piante. Abbiamo bisogno di sale diagnosi, Spencer, non te lo devo ripetere. Un paio di volte. Intanto mi scappa. Un gesto d'affetto in tedesco. Che non è tedesco perché non lo so parlare ancora. Quindi... Ma cosa studio in questa università? Non lo so. Vi giuro che non lo so. Ci sto provando. Ci provo come tutti. Mettetemi queste perlingua, per favore. Ok. No, non chiedo un prestito. Arriveranno dei premi a fine anno. Dottore, prego i Oddio, ragazzi di un chiedere. rumore da... un rumore di sforzo. Ce la facciamo anche con pochi medici, dai. Per questa volta è sempre dura fondare nuovi ospedali, ma... Ce la stiamo cavando. Ecco qui. Avrig che si è spostata. Perché Torrito, Castoro papà, deve fare il Dottore, suo chiedo lavoro. diagnosi Fai finta di cancro. farlo in realtà per ora. Karenghi. Jackal. Come va qua? Siamo quasi in fondo. Ok, la barra è quasi arrivata in fondo. Quindi prima o poi potremo avere un chirurgo davvero efficiente. Che ci serve ora perché dovremo aprire la sala operatoria. Shinra, ottavo posto fra i peggiori. E vai. Vediamo un po' le nostre prime statistiche. Non saranno granché. Siamo l'ospedale di gran lunga più povero. Dove li hanno trovati sti soldi, sti qua? Il salario va bene. Cure, terzo posto. Pari merito con l'ultimo, cioè Pentotal. Che bel nome per un ospedale. Decessi, per fortuna ancora nessuno. Ah, Luisa. Che posto infernale. Però siamo l'ospedale più visitato. Questo mi fa piacere. Speriamo di non avere premi negativi, però abbiamo pochissimi premi positivi. 2000 per i più impeccabili standard e la più alta reputazione possibile quest'anno. La vita continua 10.000. Oh, e sono quelli che ci servono, meno male. Per non aver avuto nessun decesso lo scorso anno, il nostro ospedale, complimenti, Nemesis, Mr. Bow Nemesis, è molto pulito. Ok, è il nostro primo anno, arriverò fino a salvare la partita, già che ci sono. Occhio, ah, abbiamo se sì, ho selezionato, non, ho dimenticato di segnare gli ultimi due stipendi, che sono alti, ecco perché non l'ho fatto, perché sono altissimi. Nanito, 298, Vic Elitzfra, quanto mi costa Vic Elitzfra? E Mengele, che invece per ora non ha grandi richieste, ma stai sicuro che appena diventerà, inizierà ad aprire corpi, e pensare che dovrebbe essere la tua gioia, Mengele, Joseph, chiederà di sicuro un aumento di stipendio. Ok. Ci fermiamo qua al primo anno della Santa Croce Rovesciata di Rasputin il Vendicatore, questo ospedale filo zarista e filo nazista. E... Salvo.
Ne vale proprio la pena di salvare un ospedale filo nazista, come no? Vabbè, però potrebbe. Non è partito sparato come il Sacro Cuore di Cthulhu, a dirvi la verità, ma io mi auguro che possa comunque durare. L'importante è non fallire il livello. Se riusciremo a creare dei dottori da noi senza più doverli assumere, sarà una cosa migliore. E siccome a quanto pare è molto difficile, come vedete, ma non è che. No, non caricare. Non è che magari riusciamo, siccome è gennaio, ad assumere un chirurgo prima di chiudere? Mi piacerebbe. Dai, 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 ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. No. Ok, allora mi fermo qua. Ok, il nostro simpatico e allegro ospedale. Per questa volta è tutto con Team Hospital. Ecco, vi faccio solo il brevissimo elenco di chi lavora qui: il dottor Papacastoro di FAC IVA 91, il dottor Spencer in qualità di ricercatore dell'utente VM3 DAS, Avrig, che ritorna dall'ospedale precedente in qualità di chirurgo, se non mi sbaglio, torruto chirurgo, sì. E il dottor, non è dottore, Bo Nemesis, il cui Nemesis, la cui simpatica creatura ci fa da inserviente. Quanto adorerei vedere Nemesis che pulisce per terra in un ospedale. Jackal 90 Full, Jackie Mercury, che è la nostra infermiera per ora. Infermiera, infermiere, non lo so. Vic Elitzfra è il pagatissimo consulente che sta cercando di rendere edotto il dottor Mengele, interpretato da Battleship Kotyonkin, che diventerà, si spera, il nostro chirurgo primario. Alla prossima! Mengele era l'angelo della morte. Voleva riuscire a perfezionare la razza ariana.